come dire, l'auspicio è quello di cercare di cominciare a ipotizzare, immaginare 2, 3, 4 appuntamenti l'anno che possano essere organizzati assieme. La collaborazione si fa, diciamo, secondo i tempi giusti, con la tranquillità di tessere le fila alle file, con la, insomma, con la volontà delle parti. Quest'anno un carnevale capita prestissimo, come vedete dal calendario, e non abbiamo fatto a tempo chiudere sostanzialmente il Natale, che ci troviamo già sul carnevale. Abbiamo anche dato un nome nuovo al carnevale, il nuovo carnevale di Fermo San Giorgio si chiama Sottosopra, che declina in modo giocoso un po' la competizione, in maniera ironica, la competizione che esiste tra le due città. E poi, appunto, volevo sottolinearvi alcune novità prima poi di passare la parola magari a Marco, che ve le può illustrare più nel dettaglio. Ma noi abbiamo inserito ad esempio una festa del Giovedì Grasso che si terrà in piazza con gli ISC di Fermo e di Porto San Giorgio, e due sindaci, e quindi diciamo una festa in piazza la mattina con tutti i bambini. Mi piace sottolineare il fatto che durante questi giorni ci sarà un atelier di commedia dell'arte per attori, professionisti e non, che mira a costruire un gruppo che poi durante le giornate in questione animerà alcuni momenti delle due città. Lo vedrete nel corso sfogliando il programma, ma ci sono le maschere al mercato, le maschere a cena, le maschere addirittura sull'autobus lungo la tratta Fermo Porto San Giorgio. Quindi sono attori che vagheranno e metteranno in scene di carnevale nei due mercati cittadini, San Giorgio e Fermo, sull'autobus di linea Fermo Porto San Giorgio e anche negli esercizi di ristorazione che hanno aderito. Fermo restando che la collaborazione tra Fermo e Porto San Giorgio si è attestata su una regola storica cardine, cioè la domenica che è appannaggio di Fermo e il martedì appannaggio di Porto San Giorgio, con le code. Quindi la domenica pomeriggio è la sfilata a Fermo, il corteo carnevalesco si tiene in piazza e a seguire dalle 18:30 invece l'animazione si sposta a Porto San Giorgio. Viceversa, martedì il corteo si tiene a Porto San Giorgio e dalle 18:30 il rogo, il concerto di chiusura, viene a Fermo. Altra cosa, il bando quest'anno è stato relativo ai gruppi, quindi non ci sono i carri, sono gruppi mascherati, 24 per l'esattezza, 12 gruppi a Fermo e 12 gruppi a Porto San Giorgio. A quel punto l'iscrizione corredata da una minima scheda tecnica, una proposta artistica, verrà valutata da una giuria. Questa giuria selezionerà 5 gruppi di Porto San Giorgio e 5 di Fermo, ai quali verrà raddoppiato il contributo, e i 5 gruppi selezionati di Fermo sfileranno a San Giorgio, i 5 gruppi selezionati di San Giorgio sfileranno a Fermo. Anche in questo caso, come dico in altre, essendo il primo anno, un seme, perché crediamo che possa ampliarsi poi in maniera maggiore, giocando sul nome, come ho detto prima, ma giocando poi su questa collaborazione ritrovata. Devo dire che io ho accettato di buon grado questa sfida estrema, in pochissimo tempo, che si è combinata con un carnevale molto basso, il più basso del calendario, poco tempo a disposizione, soprattutto su un progetto completamente nuovo. Ecco, la sfida la intendo in questo senso, che il progetto è stato completamente rinnovato, se non percentualmente direi che all'80% siamo di fronte ad un carnevale nuovo, non solo nel logo, non solo nei colori, non solo del fatto di averlo programmato insieme con il Comune di Porto San Giorgio, ma nuovo perché non è la sommatoria algebrica di due carnevali, non abbiamo fatto uno più uno uguale due, ma è stato effettivamente un moltiplicatore più che un addizionatore, che effettivamente sono molte di più le iniziative, molto più variegate, molto più differenziate. Il fatto che non ci siano più i carri allegorici, come è stato detto, io sinceramente non lo vivo come un dramma. Giustamente, i carri hanno funzionato in un periodo in cui si poteva garantire loro almeno una doppia partecipazione, che era Fermo Porto San Giorgio, l'accordo che avevamo prima. In questo senso si riusciva a garantirgli delle risorse economiche diciamo idonee alla realizzazione del carro stesso. Venendo a mancare questo,
L'abbiamo visto l'anno scorso, no? Con il solo sostegno dell'amministrazione comunale di Fermo, che pure era stato aumentato rispetto a quello degli anni scorsi, non si riesce a mettere su un allestimento che possa in qualche maniera insomma, no, essere visto e definito carro allegorico. Erano dei personaggi messi sopra un carro, più che altro, che sfilavano. Quindi mancava l'aspetto dell'allegoria. C'era il carro, ma non c'era l'allegorico. Credo che il carnevale di queste due città in futuro debba caratterizzarsi attraverso altre cose che abbiamo cominciato ad indicare. Il fatto che c'è un gruppo di commedia dell'arte, per esempio, che segue questa pluralità di interventi, dall'autobus alle cene animate nei ristoranti che hanno risposto e che arriveranno al bando perché ancora non è chiuso, fino ai mercati cittadini, eccetera, dà un quadro di questo carnevale.